template è una cosa che funziona in ordine a questi dati, i dati che ho in vita di vita. Se andate all'interno delle pagine, come ho detto il tempo, io ho dovuto saltare anche un po' di esempi di questa pagina, comunque se vi date una pagina di Wikipedia o magari di un esistente quale dei template di dati iniziano con una seconda chiave, nome del template, in questo caso la progetto della scuola, nome della scuola, anche per esempio di informazioni. Normalmente storicamente i template sono usati per realizzare questi quadri sinottici che appaiono spesso all'interno della destra e della sinistra delle varie parti. Sicuramente si risponde alla scuola, magari per le città, diciamo, grezzi di ritorno.
seguendo le altre, seguendo le istruzioni delle altre, che non ci hanno segnalato avere contenuti da parte, ma tanto che gli articoli tutti a parte. L'uso delle altre non è complicatissimo, però ovviamente in me ci sono anche fare un po' con flow, con i temi, se non c'è una scelta come la prossima di corona, e quindi ci piacerebbe essere venuti per un tool, ben dopo si mette a disposizione un tool che si chiama la sandbox, la app sandbox. In pratica questa app sandbox mi permette di fare delle prove su delle chiamate di questo tipo qua. Vedete che è un classico tool, diciamo che si usa per la parte tecnica, dove ci sono tutta una serie di parametri, si parla di come sono copiato, le modificate soltanto quello che vi serve, questo l'ho già studiato io, lo potete copiare da dettagli. E se passiamo a questo qui, c'è questa serie di tool, e questa pagina si chiama Sandbox, che mi presenta tutti i parametri che conoscete da sinistra, i parametri che c'erano prima, e qui c'erano tutti dai campi con le varie, con i vari valori. Li conoscete sicuramente il targets, è il nome della pagina che volevo fare dentro. Se clicco sul pulsante in alto, dove c'è scritto di attivare la query, vediamo che la sandbox ritorna il contenuto della pagina con tutta una serie di informazioni aggiuntive che sono relative alla query. Primo colpo si vede subito che la prima parte di questo campo qui, che guarda caso si chiama content, contiene il mero contenuto testuale costituito dalla pagina di Wikipedia. È esattamente quello che ho scritto. Perfetto. Quindi un piano di amante posso interrogare e farvi risolvere il contenuto. Questo formato qui è un formato JSON, allora diciamo qualcuno è già un formato che si può utilizzare agevolmente. Questo formato JSON, soprattutto io ho fatto la richiesta di PHP, prendo questo pezzo, lo passo, vado al PHP, mi viene già automaticamente una mia bella struttura geografica, quindi è anche semplicissimo qualità, eccetera. Quindi posso chiedere che mi trovi il valore. Ma io non ho una delle categorie, scuola e lavoro, altri parametri che sono ovviamente differenti, che sono differenti e mi ricordano però il contenuto della categoria, pagina che posso quindi posso buttare per tutti i test che voglio, questo sono studiati iniziali, questo è il risultato. Come vedete, ancora in sera, ancora in maniera più semplice, quali sono gli altri che mi ritornano. E le scuole di Roma che sono che sono anche in mezzo. Allora, l'obiettivo mio è questo, quello di avere una maniera tipo questa qui, in maniera chiara per aggiungere la creazione di un uomo della casa. In questo caso qui sulla colonna c'è un termine moderno, lunghezza, larghezza, altezza della serra, potenza, eccetera. In questa maniera capite che è molto più semplice andare a fare un'analisi, ad esempio, qualche passo meno. Voglio mettere un po' di una roba, quanto devo fare? Al secolo, che è il per me non va bene così, ma magari il mercato, immediatamente, mi chiede a definire il massimo. Questo è lo studio che potrebbe essere usato per questo senso. Allora, cominciamo a fare una
dati di uno scavo. Dall'altra parte, pagina per pagina, magari pagina che è fuori dalla categoria, possa andare a stare l'analogo del template della grafica, ma questa volta con i dati, per ciascun campo. Con poche righe, di PHP che possa leggere sia lo schema, sia la pagina di della libreria che gli altri nomi, per esempio, e avere in memoria tutti questi due testi ancora, questi due testi, dove sono detto ci sono tutti i dati del schema. Nome, cognome, poi c'è un nome, cognome, Alfred, cognome, nome, eccetera, eccetera, più tutti. Il documento di memoria ha ancora queste stringhe, che è questa stringa dello schema, questa stringa di memoria. Il tutto poi a questo punto, se uso il PHP è tutto abbastanza semplice, prendo il gessone, lo do dentro, quindi potrebbe stare qualcosa abbastanza velocemente, ma ancora mi manca un altro passo, che è quello da quel formato, se vogliamo semplice, estrarre sia i nomi e sia la voce, per il template che cambia la prima linea. Dopo questa parte del corpo mi scambio il nome e il valore. È uno string pazzo, niente di particolare, però ho già provato a farlo una volta, per farlo a mano, si fa tutto, però ci scontriamo sempre con gli utenti, che anche li ripete all'interno di tutti gli utenti, che fanno quello che ti pare e non li pare. E qui dall'interno del template fanno le cose che più disparate, mettono caratteri più strani, mettono note, riferimenti, anche se le istruzioni dicono se c'è. L'età, se c'è l'anno, se c'è l'anno, basta, no, ci mettono l'anno e tutto il resto. Insomma, estrarre e fare uno string parsing non è poi così banale quando abbiamo dei dati che sono completamente liberi, ognuno può fare quello che vuole. Quindi, suggerimento della mia idea è stato quello di usare il grep. Grep, non so se lo conoscete in due parole, è un tool per è anche un tool di Linux, ma un programma su qualsiasi piattaforma, che permette di fare il processamento di stringhe, quindi permette sia di identificare delle stringhe all'interno del sottostringhe usando dei pattern, oppure andare addirittura a estrarre delle parti di stringhe ritornate in dei vettori, quelli che si chiamano dei gruppi, ok, dei groups, data groups. Ho trovato un punto buono per poter fare il parsing. Thank you.